Che bello che sei quando balli, Mattia. Sì, ma cioè, questo per chi ha guardato la live dall'inizio, la pole dancing. La porto dancing. Tra l'altro cosa c'hai ai polsi? Sembra che hai le manettissime. Ah sì, Ti ha perché? legato. Che Ti cazzo ha c'hai? legato, Paolino. Volevo chiedertelo da giorni, che cazzo ti hai rimesso, ma perché? Allora, questo è un laccetto a cazzo della Monster, che non so perché. Questi sono quelli di ingresso ai festival, tipo il Metal Lace, che hanno i laccetti così, in teoria per toglierli devi tagliare. Io per No, abitudine li no, non, tengo. per, non devi tagliarli, ce l'avevo anch'io. Per tenermi il cazzino così ho spaccato questo robo qua. Eh no, perché questi si sono di plastica, molti invece ce li hanno di ferro, te li mettono giù con la parsina e quelli o tagli o tagli. Vabbè. Purtroppo ne avevo una decina io prima del 20. Oh, guarda, tu hai assistito alla Porto Dance. Queste colonne sonore epocali. In 1 hour. Ora subscribe Prime. Sì, ma l'avevamo visto, l'ha fatto ieri, se non sbaglio. State tonnati, dice Sony. Tra l'altro hanno il coraggio di farci vedere ancora dell'universo. Con quell'ironia. Perché? Sono le tre, no, C'era qua? l'inizio di un gioco che era molto No, simile a no, questa no. immagine. Sì, ho capito qual è quello che ci ha rovinato i rapporti. Posto così. I understand, nonnissimo. Count Ciao, the Insta. road, take me home. Home to the land. No, to the place I belong. West Virginia. Boh, boh, boh. Guarda, l'abbiamo vista un po'. L'unica cosa decente è stato il gameplay di la season finale di The Walking Dead. Io, per quanto mi riguarda, io ho visto il Hai gioco degli squali e è stata la fine. Ma perché io sono stupido. Concordo, sai. io non l'ho visto. Ba ba ba. Non l'abbiamo vista per Dai che l'ispirazione, se non hai niente da fare. partono le musiche porno soft anni 70, 60, 80, senti. Scapezzolati. Siamo fuori dalla fascia protetta. Bravo, sì, è mezzanotte, sono le 2. No, no, Scapezzolati. tirarlo su era, è stato violento, Mattia. Questo è un messaggio di minaccia per Sony, se non fanno una bella Mi bastava conferenza la maglietta. esce tutto. Bruciatemi gli occhi. Non l'hai visto tu, nonno, vero? No, no, io ho lonfato in queste 2 ore. No, non l'hai visto cosa ha fatto No, cosa ho adesso, fatto Mattia? io? Ah, no. Hai Io fatto lo vedo bene. che balla ancora. Gli ho detto scapezzolati. E l'ha fatto attraverso la maglietta, a posto così. Poi a un certo punto ha tirato sulla maglietta e si è scapezzolato. Vabbè, sei un voglioso però. Dopo No. le manette. Sei un vizioso, altro che voglioso. Proprio puttana sei. Ciao Ganondorf. Domanda di Vito? Sì, la tipa della Faccio conferenza PC era assai carina. la locomotiva a vapore. Sì, vai, domanda di rito, ma io sono stanchissimo. Domanda di rito, cosa vi aspettate dalla conferenza Sonic? Allora, vabbè, le cose già annunciate si sanno, però spero che quel qualcosa che fanno vedere di Death Stranding sarà un attimo più concreto. Ghost of Tsushima, quello lo voglio vedere proprio perché sì. Poi, vabbè, un altro trailer di Spyro non mi fa schifo. Il remake di Medieval voglio vedere perché hanno usciti dei rumor tempo fa Hanno che usciti? dicevano, erano usciti ho detto, Capito hanno. che parlavano che addirittura fosse un remake sia dell'1 che del 2, che il 2 è stato molto mal cagato però era figo anche lui nell'ambientazione vittoriana. Di cosa stai parlando? Che l'ho rimosso. Medieval. Ah, ok. Poi il nuovo progetto Oddworld Soulstorm della Oddworld Inhabitants che sono spariti nel nulla, prima o Non poi ci lo farò sarà, sono quasi sicuro vedere. che non ci sarà. Poi la curiosità di cos'è il nuovo progetto remake di Bluepoint. Si chiama Demon Souls, poi. Magari. Boh, allora ci sono titoli che erano stati rumoreggiati che Rumoreggiati. d'annuncio a queste tre nessuno li ha Rumoreggiati. visti. Sony è l'ultima chance per farli vedere. E poi io come ogni anno faccio accendo il mio cero, anche se qua non ho il cerino, che qualcuno in Sony si ricordi di The Legend of Dragoon. Non succederà No, mai, no, no, ma va bene così. scordiamocelo. Piccola parentesi, ragazzi, per chi sta guardando la live in differita.
La stanchezza mi ha fatto un brutto scherzo su... Me ne sono accorto dopo, ero qua fuori a fumarmi la sigaretta elettronica con Matteo, ho detto, cazzo, ma sai che ho detto una cazzata nella conferenza Ubisoft? Sì. Perché non è vero che Pedge, cioè il maiale di... come si chiama? Di Beyond e Blade, minchia, sono stanchissimo, e Jade non si conoscevano nel prequel. Perché nel gioco, nel primo Beyond, lei va dal suo zio adottivo che è Pedge, è questo maiale. Ora non so se quando, non viene detto quando è stata adottata, eccetera, eccetera. Quindi si presuppone che lì si conoscessero già. Non è vero che non si conoscevano all'inizio dell'uno. Tutto qua. Vai, nonno. Zan, zan, zan. Quindi è stato ancora più violento. Infatti la cosa che mi ha stupito all'inizio è stato, ma perché cazzo sono contro? Detto ciò, nonno, tocca a te. Beh, poco più, devo dire. Non credo che ci facciano vedere altro di From, tipo un'esclusiva Bloodborne 2, non credo, non ci credo più. Cioè, dopo che hanno annunciato Shadow Dice Twice, non credo che ci sia altro. Ah, quindi l'ombra dei dadi muore due volte. Shadow Dice Twice? No, Die Twice. Ah, ok. E mi piacerebbe vedere naturalmente Death Stranding. Vabbè, quella di gameplay, non si capisce un cazzo. E ci sarà il gameplay. Su Days Gone mi sembra che hanno già leakato forse la data di uscita, che io mi sono perso. No, l'ha proprio annunciata. L'ha proprio annunciata, non era leakata. Ah, ok. Quella me la guardo perché non l'ho vista. E magari qualcosa su The Last of Us 2. E si sa già che ci sarà. Infatti non è che mi aspetto chissà quali lanci esclusivi, ma queste cose mi interessa vederle. Io invece non dico mai cosa mi aspetto, tanto nessuno frega un cazzo, nessuno chiede, quindi posso bypassare. E vabbò. Allora, io vorrei aprire una parentesi però sul discorso che facevamo ieri sera. Io te, ti ricordi? Che ne abbiamo fatto uno, l'abbiamo fatto. Io devo dire che su questa conferenza Sony io parto con poche aspettative, sapendo che il fulcro della conferenza, quei quattro giochi sono stati annunciati. Ah, ho capito. Quindi cioè, io parto da un livello basso, possono solo come stupirmi. Partivo io con Microsoft. Esatto, beh, io con Microsoft non partivo e mi hanno stupito. Però anche con Sony io non ho grandi aspettative quest'anno. L'ho detto già all'inizio, 3 non ho grandi aspettative. Quindi qualunque cosa extra è tutto oro colato. Non mi aspetto niente di più di un seino. Devo così. Essere un seino? Io invece a lui ho detto ieri che Sony può solo deludermi stasera. A me Sony stasera può solo deludermi. E ha le carte, diciamo, c'è un 50%, non ha le carte in regola, però c'è un 50% che possa deludermi. Perché? Beh, diciamo perché altri hanno giocato meglio di lei. Finora. Esatto, infatti stavo per dirlo, mi hai anticipato, anzi mi hai interrotto, stavo dicendo perché... Perché Microsoft è stata perfetta. Cioè non è che ha avuto degli alti e bassi, è stata perfetta. Beh, già sappiamo che la conferenza Sony di solito è più chiacchierata di quella di Microsoft. Sì, però noi sappiamo anche che per quanto sia più chiacchierata, se guardiamo anche quella di 2 anni fa, che secondo me è stata una delle migliori, ci facevano la chiacchiera e poi battevano giù duro. Mi sta anche bene che tu vuoi fare la chiacchiera, perché comunque... Lo stavo spiegando oggi a Mattia. Il problema è che si sa che c'è Kojima. Si sa che Kojima salirà sul palco, gli devono lasciare il tempo per fare quel cazzo che vuole. Il problema è che Sony non ha solo Death Stranding come AAA. C'è The Last of Us, c'è Days Gone e c'è quello di Spider-Man. E sicuramente me ne sto dimenticando un altro perché sono stanco. Perché erano 5, non ho detto 4. No, allora loro ne hanno annunciati 4. The Last of Us l'ho detto, Days Gone l'ho detto, Death Stranding l'ho detto. Vabbè, comunque ci sono questi e Spider-Man. Ci sono questi titoli. Chico. Eh? Cos'è quell'altro gioco lì che non so come si chiama? Ah, Ghost of Tsushima, giusto. E praticamente non possono far salire Kojima e fargli fare quel cazzo che vuole e poi agli altri dire vabbè, voi presentate un video. Quindi siccome sono un po' tutte prime donne, per tenerle tranquille, non esserci problemi, litigare, dovrà sicuramente dire ok, è arrivato Kojima, adesso arriverà Naughty Dog, guardate The Last of Us, adesso arriveranno questi, guardate Days Gone, adesso arriveranno quei. Quindi per quei 4 titoli, 5 titoli più importanti che ha,
è obbligata ad avere qualcuno, quindi glielo perdono anche se ci sarà del parlato su questi 5 titoli, perché una presenza come Kojima è ingombrante e te la devi saper gestire bene. Quindi finché ci sono questi 5, ma se poi cominci col VR come 4 anni fa, che non c'era il VR ma c'era il cazzo di Move, il libro di Harry Potter, due palle così, e poi mi dici no, oggi abbiamo fatto i cazzi buffi, abbiamo controllato, abbiamo venduto questo, abbiamo fatto quello, mi fai tutto il riepilogo per gli azionisti, parti male. Adesso è un paio d'anni che non lo fa, per fortuna. Diciamo che quello che mi voglio aspettare sono due cose: un Game Pass come quello di Xbox su Sony, annunciato dicendo esce today, tonight, quello che cazzo è, ma soprattutto se vuole ammazzare Microsoft o cercare di ammazzarla, dire bene, da oggi oltre al pass tutti i titoli PS1 e PS2 saranno giocabili su PS4. Boom. Basta. Sì, soprattutto deve lanciare qualcosa in uscita da qui a dicembre, perché di Microsoft molto era in uscita. Vabbè, ma sulle uscite, non abbiamo dubbi che ha rotto il cazzo. L'anno scorso, in tutte le conferenze che ha fatto, ha rotto i coglioni perché hai mostrato quello che volevi e non c'era nessuna data. Oggi devi dare le date. Oggi devi fare quello che ha fatto Microsoft. Appunto. E non puoi dire l'anno prossimo, perché sennò uno dice fanculo, gli 3 anni, quindi c'è l'anno prossimo. No, alcuni l'anno prossimo può dire, perché 3/4 della roba Microsoft era tutta 2019. Poi c'era tanta roba anche bella, soprattutto indie, e anche qualcosa di interessante quest'anno, che hanno e l'hanno anche gestita bene. Qualcosa a luglio, qualcosa ad agosto, poi settembre, ottobre, novembre. Quindi, a parte giugno, sono partiti dal mese prossimo e l'hanno fatto una bella copertura. Sony deve fare la stessa cosa. Se proprio non vuole metterci luglio, deve partire da settembre in poi. Gli concedo anche agosto con periodo morto. Allora, settembre ce l'hanno coperto con Spider-Man, già annunciato. Ah, che è già annunciato l'uscita. Days Gone si sa già che è il 22 febbraio. Uh-huh. Magari stagione novembre potrebbe piazzarci Medieval, che comunque è un'esclusiva. Non sì, vabbè, però è un remake, va bene tutto, va benissimo. Però è un remake, rischi così. Ci impazziamo male comunque. Sì, sì, però voglio qualcosa di nuovo. Come se fortesco. Ma il remake, allora, volesse fare qualcosa di figo? Dice bene, ragazzi, mostra il remake di Medieval. Io ottobre ci vederei bene la nuova remake di, no, la remastered che sta facendo Bluepoint, metterei. Ma Medieval, visto che non si è sentito un cazzo e vuole far esplodere male la gente, bene, ragazzi, lo presenta, fanno il trailer, l'avete visto che sono già un po' che ci lavorano. Mm-hmm. Quello lì, quando è salito lì, ha detto sono 3 anni che ci stiamo lavorando in silenzio, non vedo l'ora di dirlo. Fa bene, ragazzi, finita la conferenza sarà scaricabile dal PSN. Cioè, vedi la reazione che hai avuto tu. C'è la gente che sale sul palco, li mena e dice chiudete questa conferenza adesso. È così se vuoi essere la migliore delle tre. Se vuoi rimanere dove sei sempre stato negli ultimi 4 anni. E invece annunci di titoli proprio nuovi o bombelle nuove? Io un'idea ce l'ho, secondo me, di quello che dovrebbe annunciare per farla in barbas a Microsoft. E l'hai detto tu prima, inizia per B. E cioè di e continua con B. No, con B. Sì, la sigla è BB. Sì. Però the problem is una cosa che non è stata detta a Microsoft, ma che è uscita, che l'amico Miyazaki è director di Shadow Die Twice, quindi un BB2 senza Miyazaki. Non lo so, bisogna vedere. Chissà che non annuncia da qualcosa per Detroit, un'espansione, Non credo, perché non è Cage, non è tipo, lui fa il gioco, finisce, è finito, non ci sono espansioni, non ci sono cose in più. Già. Ragazzi, cioè, guardate la tech demo, questa è cara 2. È la tech demo, però le porta alle developer conference. Developer conference, non ce la faccio a parlare stasera. Se batte quel chiodo adesso vince tutto, perché la gente è ancora fomentata. Lo so, però non lo farebbe Sony a livello di marketing. Ormai il marketing per Detroit è stato chiuso, è uscito e fatto. Adesso deve pensare a tutta l'altra roba che ha. Ne ha tanta, giocatela bene. E potrebbe essere anche 2, no, mi sembra troppo azzardato, troppo presto. Ma guarda che i tempi sono abbastanza maturi per Horizon 2, non per troppo, magari non per l'annuncio con la data e un gameplay, ma un teaser per far dire ci stiamo lavorando. Ci sta, perché comunque Guerrilla è uscito l'anno scorso. È l'anno scorso che è uscito, giusto? 2017. Sì,
hanno fatto l'espansione The Frozen Wild, è andata anche bene. Dreams? Dreams? Qualche data di Dreams? Ma Dreams ci sarà sicuramente. Però una data, però comunque con un tool così, cioè. Ma sono troppo stanco, non ce li ho i filtri. Tutto quello che mi dite dico. Vai, vai. La facciamo in Barbas, che non c'è purtroppo. Ciao Deago. Ciao Brigitto, tesoro di me, l'ho salutato. Instalord pure. Devi fare anche quello che va giù. Ah, va giù. Esatto, è anche così. No, quello l'ho fatto prima. Ah, non t'ho visto. Madonna mia, faccio fatica a tenere gli occhi aperti, mi bruciano. Perché voi non siete andati a letto, avete fatto il dritto. Noi sono tutte le... È da Electronic Arts che facciamo il dritto. Silence. Attenzione. Ragazzi, sto per mettere tutto schermo. Così. Voilà. Ho fatto appena in tempo, credo. Sono partiti anche in anticipo, strano la Sony. Beh, può essere che siano la roba che è Sony, ma che hanno annunciato prima delle tre, perché hanno detto abbiamo troppa roba, qualcosa ve la facciamo vedere nei 3-4 giorni prima, tipo Twin Mirror. Twin Mirror. Di Dot Nod anche quello. Mamma. You say Dix. O può essere che c'è l'orchestra, che ormai si è presa bene con l'orchestra. Sono Dreams. Dreams. Te l'ho detto. Infatti c'è l'orchestra. Sì, mista tra vera e digitale. No, questa è tutta digitale con l'orchestra, non è. La novità di quest'anno è che tutta la conferenza l'hanno fatta con Dreams. Figata. Ce l'ha organizzata Devolver la conferenza. E allora sarà divertentissimo. Ah, questi sono i bot, quelli che c'erano nel della tema di Playroom. I cazzilli del Playroom, sì. Ah no, è solo un'immagine così per dire attendi, ci sono loro che accordano gli strumenti. E cosa stavano dicendo che mi avete detto attenzione? Stavano parlando di qualcosa, ma ho dimenticato. Ma il cazzillo che fa squat invece? Va bene. Mi sembra di vedere te, nonno, non so perché. Ma io non sono così magro nelle gambe, cioè sei tutto tutto cilindroso. Meglio ricordati che sotto la panza qualcosa avanza. Che è la sostanza. O che è la sostanza. Ma il pallino feticista che si è innamorato guardando i piedi della tipa? Sono giapponesi, Non vedo tentacoli, però. Clippatissima la Porto Dance. Ma clippate anche quando ha tirato fuori il capezzo, l'altro che la Porto Dance. Che quello rimane nella storia, poi. Le perle del pre-show. Cosa si facevano il metal? Sono il metal qua adesso, sti quattro cose. Stavo comunque più credibili questi del tizio. Vabbè, tanto la puoi fare lo stesso la clip Roar. E poi come hai fatto a perderlo che eri già arrivato, ma vabbè. Vabbè, è stata rapida, eh. Comunque è subito dopo la Port to Dance, senti io che dico scapezzolati. Figa. È riuscito a mettere tutti i simboli anche nell'arredamento, non so se ci hai fatto caso. Il triangolo, i cerchi, cerchio. I cerchi, sì. E il quadrato, X. E devo vedere dov'è la X, che ce l'hanno messa sicuramente. I triangoli ce l'hanno dietro anche loro, non vedo la X. Too late. No, non lo vedo. Oh. Vediamo. Dovrebbe essere The Last of Us. No. Ah, una roba tanto in famiglia, tutti in piedi, nessuno seduto. Hanno cambiato, strano, sembra molto familiare. Di solito è vero. Gli interessa fare le cose in maniera molto figa. E sono in chiesa adesso. A meno che a un certo punto non si alzano i muri e sono in una cattedrale. E lì hai vinto, eh. It's great to see the congregation as large as it is tonight.
under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman. Sì. E non finisce bene il primo Kingsman, eh. It doesn't end that way. It doesn't end ah, per fortuna. So, but, no, again, thank you. Se l'hanno fatta lì un motivo c'è. Here again at PlayStation we decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell to tell and the things that we want to impart to our fans here with us and our fans on the live feed worldwide, and that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, when we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry at some time. Very loudly, lo voglio dire. Our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have. Capito, loro, per loro i videogiochi sono vacanze. Non vocation, vacation. And things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. Dai, da parlantino, this coming year is going to be all about vabbè, si è ritrovato lui lì. Ma ce l'ha in a way that's going to blow your minds. And tonight we're beginning here in this tent we've this church tent we've created here in Los Angeles. Sembrava una tenda, infatti. Infatti l'hanno fatto loro, eh. Quindi ci deve essere un motivo se l'hanno fatto lì. Esplode, piomba giù, Kojima a bordo di un mech. Vabbè. Gli danno fuoco. Gustavo Santaolalla. Chi? Gustavo? Gustavo. Vabbè, dai. Gustavo Sampdoria, ha detto. E adesso poi arriva Francesco Genoa. Così fanno il derby. Adesso si ribalta con tutta la sedia, guardalo. Comunque per adesso non aveva sotto magliette strane. Beh, è tutta roba voluta lì, eh. Sean Ciccioli, come si chiama? Ma che bello il banjo, ragazzi. Adesso parte anche l'ultima immagine. Allora, la cosa bella di Sony è che te le fa sempre raccontate. Cioè... è come vedere un master di D&D, un narratore, le conferenze Sony. Ma è davvero tanto paradossale quanto loro abbiano fatto un ambiente piccolo, chiuso, caloroso, familiare, contro Microsoft che ha proprio detto facciamo la più grande che abbiamo mai fatto, prendiamoci un hotel tutto noi. Infatti hai sentito, ce l'hanno montato loro, eh. Beh, comunque è The Last of Us 2. Adesso la prima cosa che mostrano. Beh, non che c'entri molto col banjo, però lo stile di musica esatto. Mi ricorda molto The Last of Us 2. Ma prima ancora che iniziasse avevo letto che partivano con The Last of Us 2. Ma che tu sappia, nel backstage nostro c'è qualcuno? Per le news intendi? Sì. No, perché Eren non è stato bene, non ho ben capito, gli ho detto di andarsi a riposare. Ho detto si recuperano. Ah, okay. Ho detto guarda, i trailer ci pensiamo noi, così almeno c'è materiale, e per le news falle domani. Ah, ok, allora segui i trailer, io non le news, perché le news da solo non riesco a farlo. Così magari domani si guarda i trailer delle news, diglielo anche tu, poi scrivilo se mi dimentico io. E i comunicati. E i comunicati, no, ma i trailer delle news di prendere i nostri a sto punto. Eh sì, certo. Vabbè, zio Esca, è la serata giusta per avere l'insonnia. Beh, dai, siamo in compagnia almeno, zio. Esatto. E c'è quest'uomo che suona il banjo in maniera fantastica. Molto malinconico. È la morte di un personaggio, secondo me. Basta! Questo sta facendo una story. Peccato che non l'ho registrata, sennò la mettevo. Beh, puoi riprenderla dopo, eh. Com'è finita? Se fai tutto quanto in diretta, dopo ti riprendi solo l'inizio. Alan Benjo, dai tanto.
Daitan. Grande Gustavo. Mi ha suonato il banjo al mio matrimonio. Gustavissimo. Guarda anche le luci. Vabbè. Attenzione. Vediamo cosa si parte. Beh. Io sono stufo di aver ragione. Ed ecco svelato il motivo per la tenda. No, guarda quanto è cresciuta. Ma che contesto strano questo, vederla qua, eh? Guarda adesso come... le persone iniziano a sparire ed è sola, guarda. Come si beve il whisky. Joel, you had one job. Tu tanto muori perché sei uguale identico a quello di The Walking Dead. Zio. Oh, e nessuno si è chiesto, Paolino, ma come facevi a sapere che partivano con della scorta? Sono troppo tranquillo, qua finisce tutto a schifo. Se volete vi dico anche che fine ha fatto Joel. Such a dick. Ci sbattono in faccia il lesbismo di Ellie. Io non ho giocato il DLC. Ci scopre sta cosa nel DLC? Sì, si rimuona la tipa, sì. Mamma mia, ma con Naughty Dog cosa sei brava. Cazzo, ce lo domandi a fare? Giusto, però sono qua, devo stare anch'io 2 ore qua con voi, E questa è l'altra ragazzina del DLC? I don't think so. Ok, boh, ragazzi, non l'ho giocato, per quello chiedo, Se fosse lei vuol dire che Ellie non è l'unica immune, ecco. Attento a quello che dici, che non so in quanti l'hanno giocato, Cazzo, è anche carina, no? Peccato che è lesbica. Ma che limonino che parte qua. Ma guarda il bacio com'è fatto, cioè... Guarda le labbra. Se volete imparare a non compenetrare, chiamate Naughty Dog. I numeri uno sono. Non era facile. Eccolo. Babba. Minchia. Fucker. Gameplay. Alla fine del trailer ci sarà la data di uscita. Vedrai. Guarda le luci, gli effetti volumetrici. Cioè, è impressionante. Cioè, Naughty Dog, puttana Eva, riesce sempre a migliorarsi. Non capisco come faccia. Non per niente è Naughty Dog. Ho capito, ma riesce sempre a migliorarsi. A un certo punto, arriverai alla fine a dire: ok, cioè, ho fatto questo bello, te ne faccio un altro bello uguale. No, di più. Cioè, tu te la ricordi la vegetazione in Uncharted 4, nonno?
La? Vegetazione in Uncharted 4. Madonna. Era questa. Era questa un po' peggio, nel senso che qua l'ha migliorata ancora. Ti rendi conto? Questa era la scena di quel trailer che aveva detto non c'entra niente. Simile, non la stessa ovviamente. E si è preso una coltellata nelle budella. E gliele sta strappando. Minchia. Mi dicono che è tranquillo, eh. Stiamo d'aglio. Ma hai visto cosa gli ha fatto nonno? Sì, poi ha uno impiccato giusto a sbudellarlo a mano, perché non ne va abbastanza, poverino. Sono rimasto leggermente sconvolto dalla scena, devo essere sincero. Devo dire che questo è il filo conduttore che io ho colto di queste tre. Che tutti i giochi, cioè tutti i giochi migliori che abbiamo visto parlano di quanto è merda l'uomo. Sì, c'è sempre un filo conduttore, hai ragione. Con l'esame del colon, sì, nella parte sbagliata del colon, però. Country Road, un cazzo, eh. Carino questo cambio. Questo è quello che non l'ha visto, però, va. Beh, non era girato verso di lei, eh. Vediamo l'uccisione a mani nude se la fa. Ma sei dietro una macchina. Sei più avanti di noi, stranamente, proprio per questa live. Sì, un po' sì. No! No, siamo più avanti noi, allora. Esatto. Poi almeno non c'è uno o due minuti di delay. Ma sono più avanti io, comunque. Cos'è diventata violenta, Ellie? Madonna, Dio. Morto adesso noi. Allora siamo. È la live che è indietro. Io guardo la live e penso che indietro invece siamo uguali come video. Gli è piantato il martello in un occhio, comunque giusto così. Ma era quello che aveva sbudellato, no? No, no. Cioè non era lo sbudellatore. Non credo fosse quello, no. Hai visto come il colpo ha rotto il finestrino della macchina? Sì. Va bene. Beh, i dettagli sono sempre stati belli in Naughty Dog. Io ti ricordo quanto tempo hai perso con quel cazzo di verricello tu, eh. Mi ricordo anch'io. Dai, non sono mica tutti dottori. Ha cercato di raggiungerlo per via traverse. Pensa se te lo fanno a te un esame così, zio. È l'ultimo, però. È accurato. Anche lì, Ari. Quando prima ho detto no. Guarda che spara da sotto. Bellissimo. Adesso questa sequenza non era scriptata, perché lei ha scelto di andare sotto il... Sì, non era scriptata. E questa è la cosa bella di Naughty Dog. Quanto danno gli ha fatto la freccia? Bello, bello anche il fatto che di solito sì, nei videogiochi ti sparano e dici cazzo, ma nella realtà se sparo, cioè qua sembra che i colpi li sente a prescindere. Anche se poi c'è la... come si chiama? A parte la freccia che gli è rimasta. La freccia piantata. La freccia piantata, ma per quanto ci sia l'HUD che c'ha il sangue per vedere quando stai per morire, continua, se il danno gli rimane, Cristo. Tra l'altro il negozio casualmente ha scritto Mercy sul muro, eh? Va bene, anche questo. Facciamo finta di non averlo visto. Perché? Spiegami. E perché hanno Mercy il gioco, non hanno detto che sarà incettato sull'odio. Perciò... è vero. E questo è lo sbudellatore folle, eccolo qua. C'ha il mega martellazzo in mano. Sì, è lui, sì. Mercy, eccola qua. È una cantante. Mercy. No, non c'è l'accento. Sì, però no, è senza Y. Ah, c'hai ragione. E vabbè. Ma la mia... No, tutta... vabbè. L'hai visto che ha preso la freccia? Sì, l'ho visto. Non ha fatto prendi, click.
La mia domanda è una cosa, mi sto perdendo. Ma clicker, bestie, mostri? Vero? Beh, prima l'urlo ha sentito di un clicker. Ho capito, ma con tutto il bolero che stiamo facendo? Ma cosa cazzo ha sparato? What? Cazzo gli ha lanciato? Una bomba a freccia? Non lo so, ma io sto guardando il gameplay, è tutto così, senza interruzioni, eccetera. È fantastico, senza i prompt che vengono fuori. Esatto. Infatti il dubbio è se non sia scriptata sta scena. No, si vede. Si vede, è solo Naughty Dog che è tanto brava. Aia. Cioè, ma lo stai vedendo? No, capito, ma alcune schivate le ha fatte veramente senza chiedere niente al giocatore. È difficile che sia così. Lo stai vedendo, nonno? Aspetta che adesso... Madonna, senza neanche pensarci gliela ha piantato nel collo. Adesso c'è Joel, guarda. Adesso dal nulla compare Joel, stavo per dire la stessa cosa. No, è il ballo dopo il bacio. Bello! Belle queste transizioni. Va bene, io i brividi. Hai brividissimi io. Mamma mia, io ho la pelle d'oca. Adesso sono curioso di vedere probabilmente questo gameplay qua. Cioè, se è veramente tutto così Naughty Dog... Che cazzo ti devo dire? Hai vinto. O una donna incinta. Beh, si hanno fatto la location in questo posto qua solo perché il trailer in quel posto lì sono i numeri uno. No, non hai capito. Non è che l'hanno fatta in quella location lì. La location lì l'hanno creata loro, l'hai sentito? L'hanno montata loro. È solo... Solo per il trailer, sì, ovviamente. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 Showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend Ryan Clements. Hello, Mr. Shum. E forse se non ho capito male, visto che stanno facendo questa interruzione, cambiano lo scenario a seconda del gioco. La location è stata fatta solo per The Last of Us, adesso li stanno spostando. Okay, quando proprio più soldi di tutti dici li facciamo vedere. Esatto. Per Death Stranding cosa hanno fatto? Guardate, lo shuttle per la luna è lì. Balene spiaggiate in mezzo alla gente. Ciao Psychosnip, non piangere. Ci sono andato vicino con The Last of Us, ero sincero. Io vi dico che ero la persona più difficile, e ve lo può dire il nonno su The Last of Us. Io sono stato il più critico sul primo The Last of Us. Mi sa che stavolta ci ha preso tutti The Last of Us. Tutti ci catturano. Sapete cosa sarebbe bello? Visto che abbiamo evidenziato il problema narrativo, se il gioco è tutto così. Cioè, tu inizi nella situazione con lei che ammazza la gente e di volta in volta vedi flashback di cosa è successo e perché è arrivata lì. C'è sta un ricollegamento così. Si è visto. Li fanno già da soli mindfuck i giochi. Sì, e soprattutto Naughty Dog. In che senso si è visto Psychosnip? Perché giustamente io mi stavo vivendo il gioco e non ci ho fatto caso. Faccio a video. Horizon, God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number one is do no harm, right? La voce tremava un po'. Non ci ho fatto caso. To make sure that the creative talent can get where they need to go, you know, provide backup, provide scope, you know, provide generalized, you know, advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. Psycho, tieni conto che ha sulle spalle anche 12-15 ore di live in quel giorno. As much creative control as possible and just help support them through to their vision. Io sto dormendo dalle 3 alle 4 ore a notte. Dozen years or so with Worldwide Studios. A notte, a mattina. Right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that. Il To Whom non era possente come al solito. Sai cosa? Che mi sta mandando in pappa il cervello?
che tutto quello che ho visto, per quanto il mio cervello ha percepito, almeno la mia persona ha percepito che era un gameplay, il mio cervello invece adesso sta continuando a pensare che sembrava una scena col motore di gioco. Ci sembrava un filmato. Io credo più alla scena col motore di gioco, perché mancavano un po' di prompt per le schivate, per raccogliere gli oggetti mancavano un po' di prompt. Secondo me è semplicemente HUD disattivato per renderlo più realistico, ci può stare, però non sembra neanche una scena col motore di gioco, però di gameplay, sembrava un filmato. Però io ho capito che era gameplay, perché ha scelto dove andare, si muoveva, solo che era troppo bello, anche come dettagli, era troppo dettagliato. Non c'è alcuna ragione per nasconderlo, non sono mica offeso. In che senso non c'è una ragione per nascondere la cosa? Ma quindi siamo rimasti senza data? Sì, Istar, io avevo detto a Mattia, vedrai che alla fine ci sarà la data. Ho sbagliato. Io ero convinto, non è che lo sapevo, era una mia convinzione quella, eh. Alcune cose le so, alcune cose sono convinzioni. Ero convinto che mettessero la data. Ah, ma non la mettono adesso, cioè, sono ancora andato avanti a dire disponibili da adesso. Se fuggi fuggi. Sì, la live rimane accesa e la cam non inquadra niente, ci inquadra sul divano. Esatto. This year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have questo come lo chiamo? Trailer o gameplay? Io chiamerei gameplay. Cazzo duro, Viagra, chiamalo in un... Tra l'altro il fatto di metterci un bacio, una lesbicata in mezzo è un colpo di genio, perché l'hai letto in un DLC questa cosa, e neanche si capiva, sembrava più un amore tra ragazzine, ecco, cioè un'amicizia. Baciate bene, ma poi come era fatto quel bacio tecnicamente? Infatti beh, Call of Duty si sapeva, mamma quanto ci ho giocato al primo Black Ops. Mamma, c'era un bug, potevi salire su quella... Nel primo c'era questo bug che tu arrivavi e riuscivi a salire su quella parte che era fuori dalla mappa. E facevi tante di quelle kill lì. Madonna, con quale traiettoria questo proiettile. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. We've got some good friends. Praticamente li stanno facendo spostare. Ramon Russell, welcome. What's happening? Good to have you guys back. It's good to be back. Friendly faces. Guardate ragazzi, per mettere su tutta sta roba, permessi, eccetera, abbiamo speso $400,000 per mostrarvi un trailer da 5 minuti.
are making their way to Call of Duty Black Ops 4. Perché noi ci siamo fatti fare una biglietti di banconote da $1,000 per pulirci il culo. Adesso Black Ops 3 è Back in Black. O il 4. Non ho capito, Ron. È riferito al Black Ops 3 o al 4, questo che abbiamo visto adesso? Questo che abbiamo visto sono, se preordini Black Ops 4, il nuovo che deve uscire, avrai accesso a un pacchetto mappe del primo Black Ops. Ah, e Black Ops 3 sarà available da oggi come, come gioco del Plus. Ma non ce la faccio più a parlare. Vabbè, questo ci piace, ma lo gioco anch'io. Ce l'ho già. E diciamo che è una scusa per tornarci su. Non mi ha fatto impazzire il 3. Bello, per amore del cielo, mi sono anche divertito online, però. Questi sono i 5 titoli che hanno annunciato nel 3. Staranno spostando tutte le persone. Days Gone. Te avevo detto che lo tenevano fuori, si concentravano su quei quattro. Eccolo qua, Dotnod. Esclusiva PlayStation 4 dei Dotnod, ragazzi. Se qualcuno conosce Twin Peaks, questo ricorda tanto Twin Peaks. Flipping death. Comes a heartfelt story in VR. But really, who are you? Questo l'abbiamo visto a Colonia l'anno scorso. Cosa? Beat Saber? Sì. Non me lo ricordo. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really so let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, we can see the crowd is seated. The people are about ready to go. Fatto cambiare la location solo per un trailer. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like un tendone, dai. Sneak in there before we cut away to the showcase. Sì, ma come era fatto quel tendone? Cioè dentro anche uno schermo, non è che era una tenda che compri alla cazzo di uno schermo Decathlon. Incredible stat. Yeah, they play that. No. Oh, e bufferà tanto anche. Allora non sono io. Ah, è successo anche a te? Sì. Sono loro. Ragazzi, allora aspettate che controllo. Torno su di me. Successo. Sarà successo. Rip. Anche a tutti. Anche dalla chat stanno dicendo. Mm. Lo faccio vedere. Facciamo così. Clash con la U. La gente sta impazzendo male. Tornata. Ti pare che se l'hanno fatta apposta. Non mi sembra. No. A te si vede, Diago? Anche tutti quanti in chat continuano a dire che non è tornato. No, a me mi dà live ma schermo nero come a voi, perciò. YouTube, dice Diago. Minchia, è crashato Twitch. Torniamo su di noi. YouTube. Non possiamo che salutare la genitrice di Twitch anche stasera. Ah, non su Twitch, Psycho, saresti l'unico.
qua è vero, qua c'è. Però a me sta sul cazzo YouTube, io lo voglio su Twitch. Offline. Su Twitch è offline, eh? Non su Twitch è offline. Sì, c'è la. C'è solo l'immagine. La gente è incazzata nera. YouTube infatti sta svegliando tutti. Xbox fanboy doing DDoS. Posto così. Siamo su YouTube allora. Fateci sapere se torno in vita a Twitch, ragazzi. Che ritorno lì. That was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. Comunque no, no, se ce la fai recupera poi il teaser di Destiny 2 e The Forsaken, my cazzo. Guess what, if you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad, but not too bad. There's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right, we are really seconds away. Ma voi siete sul canale ufficiale PlayStation? Cioè dove io sì, ho cliccato sotto Twitch. Cioè una schermata di Twitch sotto. No, no, io la sto vedendo su Twitch, ha detto installoggi. I think it's almost time. Should we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. So let's check it out live right now. Porca puttana, non c'è. Tornato live, dai. Col cazzo è tornato live. Vabbè, questo è Ghost of Tsushima. Come fanno a vederlo dal canale Twitch? Non va. Può vedere se ci sono altri. Faccio che Sony a vedere se c'è qualcosa. YouTube sta andando bene, eh? Sì, ma è sempre okay, delay, è tornato. Ma vaffanculo YouTube, va. Voilà. Aia. Cazzo applaudite, ha suonato un flauto e anche male. Vediamo un po' Struzzo Tsushima. C'è un po' di gameplay, spero. Comunque ragazzi, guardate, oggi mi ha chiamato la divisione per The Division. Questo è il gioco di cui non mi ricorderò mai il nome. Ghost of Tsushima. Fantasma del sushi. Ricordatelo così, nonno, che fai prima. Grazie, così me lo ricordo da sempre. Del tu sushi. Così unisci ti sushi, sushi. Però non gli piace, quindi ma. No. Gameplay. Qua ci voleva Silvia. Ah, vabbè, anche questo come al solito, come tutte le esclusive Sony. Lo traduco io se vuoi, Mongol Invasion c'è scritto. Bravo, magari non c'era scritto quello. Qui stavo dicendo, prima di essere interrotto da sta cazzata, che come al solito le esclusive Sony si dimostrano, cioè io vi dico guardate che cazzo è. Beh, con gli ambienti Sucker Punch ha sempre lavorato bene anche in in Infamous Second Son. Sì, ma a parte Sucker Punch, perché poi abbiamo visto come si chiama Naughty Dog, vedremo il dio sceso in terra che risponde al nome di Kojima, cioè guarda. Cioè, sembra qua l'altro giorno. Madonna, sì, ma davvero? Nobu, come! Comunque, sta scena mi ha ricordato tanto l'inizio di The Witcher, ma vabbè. Il cavallo che alza il fango, ma va bene così.
E poi con quale musica ce lo sta dicendo, eh? Mi sta più impressionando la luce che sì, sì, la luce. Te l'ho detto, sembrava qui l'altro giorno. Col cielo così. Beh, ma la vegetazione, nonno, cioè, guarda. Oltre alla luce. Sì, t'han cagato, guarda. Adesso parte il combattimento e dobbiamo ricambiare mutande, dai. Samurai. Per un gioco così deve avere il doppio audio. Minchia. Hai visto? What? E vabbè. Io non sono un esperto, ma penso che chi conosca di movente giapponesi penso che sono state ricreate veramente bene. Sì, sì, a parte questa girata qua, vero. Ha perso il braccio? Sì. Ma no. Avete rotto il cazzo, però, eh. È risaltato di nuovo adesso. No, dove... aspettate. Ma la... l'uccisione con la... quando sfora dalla spada quanto è figa. Con? Quando hai quando sfora dalla spada subito. Contro il primo. Sì, sì. Impressionante. Sì. È giusto che volevi farlo soffrire. Hai visto come ha pulito la spada? Sì. Pensa se sbaglia. E ha perso il braccio. Adesso salta l'audio da Twitch. Anche infatti anch'io sento che salta l'audio. E adesso baffa, baffa muck. A me no ancora. Però c'è l'audio che salta. Twitch hai rotto veramente la minchia. No, non credo. Cioè, quelli con cui combattono forse sono mongoli. No, no, i protagonisti sono giapponesi. I protagonisti sono giapponesi, però lui è giapponese. Vabbè, ragazzi, scusate. Facciamo così, guardate. E mo' ha ripreso. No, vado su YouTube almeno. Un attimo. Ho sbagliato. Eccolo qua. Vai a fanculo, Twitch. Non mi sembra della stessa qualità, ma vabbè. Quindi 80-60. Anche qua l'audio non mi sembra perfetto, mi sa proprio che Sony ha problemi qua. Vabbè. Quanto figa l'immagine qua. A posto così. Bello, adesso. Per ora sembra tanto figo anche questo. Masako. Stand aside, Jin. You betrayed my family. Vabbè, questo, questa ambientazione con i fiori qua del cazzo buffo sono fantastici, con le foglie. Tu dove stai? Dove lo stai guardando, nonno?
È su Twitch ancora. Che qua continua a saltare l'audio, mi sta dando fastidio. Twitch anche come su va? Twitch. Anche su Twitch. Uguale salta. Sì. Sì, ma prima saltava con dei muti, qua fa proprio dei rumori strani. Ma qua dai vuoti. Mamma, cioè questa è una cartolina però sta scena. Sì. E adesso baffa, sì, infatti è una cartolina. Queste foglie di acido rosso che cadono è una cartolina. Combattimento Naked Snake Big Boss, The Boss. Sì, cosa mi piace molto che il combattimento sembra molto riflessivo, di stare attento a parate, schivate. Anche se è fastidioso. Sì, davvero. Adesso facciamo finire qua e poi appena ritornano a parlare cerco un modo per vederlo. Intanto guarda che stanno facendo qualche attacco, sono arrivate le frecce infuocate che si vedevano in cielo. Lui comunque non vuole ucciderla. Sì, sta prendendo fuoco le foglie, infatti, guarda. Sta cambiando l'arena. Mamma mia, tanta roba! Tanta roba, sì. Tanta roba. Complimenti a Sucker Punch. Allora, vediamo un po'. Torno. Bello, bello. Ho proprio l'audio, non si sente più. No, su Twitch sta. È saltato proprio, ancora in buffering. Non è ancora finito il combattimento su Twitch. Vedo se lo trovo da un'altra parte. E se lo togli ripassa, non penso che sia proprio loro che... Vediamo com'è. Ecco, questo è il momento di leggere i commenti. Ok, questo è più indietro, se vai su PlayStation nonno, YouTube, scrivi PlayStation 3 2018 e vai sul canale PlayStation. È parecchio indietro, però la qualità non è neanche delle migliori, cioè full HD, ma YouTube mi fa cagare. Cerca, poi se guardi conferenza English, quella che c'ha 330.000 persone che la guardano, perché ce n'erano due in English. No, che fastidio quella del canale principale. Ok, no, passami il link per piacere. Che non posso, non posso, nonno. Scrivi PlayStation e 3 2018 tutto staccato e prendi la terza o la quarta fatta da PlayStation, punto, il canale si chiama PlayStation e ha 330.000 spettatori. The oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling deeper. Un altro mindfuck. Sì. PS. Alcune cose mi sembra, questi qua rallenti, la roba che lancia sembra Quantum Break, ragazzi. Sì, è quello che sto pensando anch'io. Anch'io stavo dicendo, ma cos'è sta roba? Io non l'ho mai visto. No, sarà una nuova IP, credo. Così non è Square Enix o posto così. Cazzo. Control. Interessante. Roba nuova. Ci sta. Remedy. Cosa avevo detto io durante la conferenza? Vi ricordate cosa ho detto durante la conferenza Microsoft? Che Remedy ha preso e... No,
che nelle software house di Microsoft non c'era più Remedy. Sì, ma Remedy infatti aveva annunciato che stava lavorando a un progetto multi. Che multi? Dice esclusiva. Questa qua è esclusiva sicuro, secondo non me. Non è uscito. Beh, neanche con The Last of Us è uscito, eh. Vero. Oh, la PlayStation? Sì, la Play 1, loro lo fanno spesso. Sì, la Play 1. È una pizza. Questa è molto da Sony. Questo è il gioco di Datatwill? Perché? Cioè, perché sembra che sia un topo, un insetto. E invece è solo una prospettiva. Immagini, poi vediamo i personaggi, li conosciamo. Adesso viene schiacciato, guarda. Lo sapevo. Era solo una prospettiva. Tanto che è un topo. Eh sì. Resident Evil. I topi che portano in giro il G-Virus e il T-Virus. Resident Evil 2. Leon. La gente è impazzita male. Guarda come l'hanno creato bene, come nel 2 proprio ragazzino il primo giorno. Money's in my account. Always play. Wesker? No. No, Wesker. La voce. Papa. Mamma mia, guarda lui, te lo ricordi? Sì. Uniform or not. Drio qua sarebbe impazzito. Engine. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Fatemi vedere la mia Claire. Ho la pelle d'oca, eh. Io qui ho la pelle d'oca. È il mio Resident Evil preferito, cazzo. Che lo dici? Sherry. Claire. Impressive display of strength. Mussolini. Gli ha messo il cappello. Il leaker, voglio vedere il leaker. Che figata. Ah, eccolo lì. Ada. Ada Wong, mamma mia. Mamma mia. Madonna. Sto male. Fondata anche. 5 gennaio. Boh, io quella settimana mi chiudo in casa e non esco mai più in vita mia, Cioè, Resident Evil 2, Kingdom Hearts assieme, ciao. Vabbè, la review scordatevela di Resident Evil 2, ve lo dico, chiunque stia pensando anche solo di farlo. Microsoft comincia a cigolare, Non è ancora superiore, ma... Comunque te l'avevo detto che era solo una prospettiva di telecamera. Hey, what's up everybody? I'm Bathtub Guy and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platform stuff in this. Ah no, per Resident Evil 2 fai il primo possibile. Sì. Io non so quanto ignorante può essere un gioco dei creatori di Rick e Morty. Non lo so, non lo sto neanche guardando questo. Io so solo che quando andrò a letto mi riguardo 7 volte il trailer di Resident Evil 2. Jesus Christ! Oh my god, somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy because this is the sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. Beh, lo grafico è carino, è un'avventura. Platform, diciamo platforming. Ah, platforming.
Ok, esclusiva temporale Sony. Chi è che l'ha scritto? Roar, io spero che tu stia scherzando. Oh, che non sia però. No. Non è lo stesso. Ti cazzo dopo, Roar. Dimmi che è il pianeta del tesoro. No. Yo e Pirates Life for Me, questo è Johnny Depp. Johnny Depp, Pirati dei Caraibi. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo. It's a real shame we don't have a bigger ship. Boh. Mamma mia, Johnny Depp. No. Fatemelo vedere, è impressionante. Mi sto sentendo male. Madonna. È lui. Sono solo. Io mi sto sentendo male. Anche la Le battaglie navali le hanno anche loro a posto. Che bello è il Keyblade. Mi fermo qua io. Arrivo qua, non vado più avanti. Sono scimmie. Fatemi vedere l'evocazione di questo mondo. Babba, giù non me lo sei mai aspettato per ritirarsi fuori Pirati dei Caraibi. Ma Johnny Depp. Capitan Jack Sparrow. Sulla bandana anch'io. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. It's the code. E se l'ha ridoppiato Johnny Depp. Guarda quella bandana. For a box. Get them! Sì, ma con che cambio di grafica ce lo vogliono dire veramente? Vabbè, quello era il mondo di Hercules, ci sta. E basta. Questo era il trailer nuovo che Square Enix non ha messo nella sua conferenza per lasciarlo a Sony. Set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. Nedek Sigmar e l'Ocelot di Kingdom Hearts. Hey, Axel. Oh, Axel. Kairi. Il cambio di look, secondo me, è il terzo personaggio giocabile, Dici? Lui. Sarebbe perfetto. Grandissimo. Hai vinto tutto anche con questo trailer. Tra i tre visti. Esatto, migliore in assoluto. Con limited edition della Pro. Figli di puttana. Ci sono i soldi. Io già devo prendere la One. Un'altra collection no, Così. Cioè, così. Cioè, quando prendi la console hai dentro Kingdom Hearts, le collection e il 3. Ah. Ci ha messo il culo in faccia. Ciao, Sgorbio. Beh, era in gola, perciò. Carolangi, ha detto? Gray, is that you? Deve aver cambiato qualcosa però Sony. Dovevano esserci sul palco le persone. Secondo me hanno, come ti dicevo oggi. I can't help you with that. I make deliveries. That's all.
Vabbè, questo è gameplay, e l'abbiamo capito. È un walking simulator, ci sta pigliando per il culo a tutti Kojima. Fatto è che quello là è Ridus, questo? Eh? Quello là è? Perché sono due personaggi diversi che stanno facendo sì, vedere. Sì, sì, lo so. È un cadavere. Ma cosa cazzo sto vedendo? Islanda, famosa Islanda. Tra l'altro non è il cazzillo quello artigliato sulla schiena. No, 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 non facciamo supposizioni perché qua. Sei nel mondo di Kojima, non puoi fare supposizioni. C'ha un biberon a fianco, l'hai visto? Sì. Cioè, sembra tante persone che devono consegnare sti zaini da qualche parte. Sì, uno mi sembrava pure del toro, a dir la verità, come camminava. Minchia l'undia! Oddio! No, non la guardo, sta scena. Sei scemo dove ti pettini. È un brividino me l'hai dato, eh? Il fucile si è visto. Bene. Give me your hand in life. Ha perso i peli? Stanno venendo si sta bruciando? Da freddo. Ah sì, ok, le presento quelle. Intanto la natura muore dove passa sta presenza. Beh, non è vero che moriva, perché stavano crescendo anche delle piante. E questa? The boss is that you? Questa roba invisibile, che i passi sono delle mani. Vedi che cresce la vegetazione, non muore. Ah, è cosa. No, non può essere quella di Quiet, intendi? No, no, quella. Le presenze in cielo, immancabili. Fragile. Sì, qua non si vedevano benissimo, però, eh. Siano trasparenti più che. Give me your hand in there. Ma l'ombrello è tech. Ghost things never stay gone for long. The time flow fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sandport bridges. Give me. E la prossima sarà Give me your hand in blood. My status is fucked. Just talk to him. Can you sit out the rain? No. Che voce che c'ha Norman. Can you sit up the rain? Gli ha chiesto. Cioè che questa è la meccanica che avevano introdotto nell'altro trailer. Quale? Che se tu muori causi un'esplosione. Quando torni in vita quell'esplosione c'è stata. E lui gli ha detto fai esplodere questo posto. E quando torni qua ci sarà un cratere. Ok. Sì, ma poi ogni universo è diverso. Hai sentito che c'è il multiplayer, sì. Se muori quella linea temporale ti è preclusa. Bordello.
Hanno dei cordoni umbilicali? Fatto l'occhiolino? Ci ha fatto l'occhiolino. E lui sembra che gli ha dato una botta, come dire, guidami, aiutami. Esatto, vai, fai il tuo lavoro. Cazzo. E la luce praticamente ci fa vedere. Sono... Esatto. Sì, non... sì, sono cordoni umbilicali, sono legati all'ombelico. È vero? Il bambino è il detonatore, ti immagini? Ma più che presenze sembrano persone che sono state prese e sono intrappolate lì. O che cercano qualcosa anche. L'hanno preso. A little bit. E come al solito, mi ripeterò, non ci ho capito un cazzo. Buon appetito. Perché? Perché, vabbè, signorina, hai fatto questa cosa? Proteine. A posto così. E lei, Lea Sido? O Lindsay Wagner? Non lo so. Non mi viene il nome, mo l'hai letto. Sì, sì, no, ma non è quello che pensassi io. So io. Spirit. Spirit. Sei un cazzo di genio, sei. O malato, però. Ah, mi sa che è Ken. Ken. No. No, non è Ken. Neo? No, dai, non può essere, no. Neo. Team Neo. Ah? Tanto Neo questo. Neo 2, già, così. Così, ma proprio... Di questo potrebbero dire la demo disponibile da subito, allora. Qualcosa devono far vedere adesso. Neo 2. Mai mi sarei aspettato Neo 2. Porca troia. Mai nella vita. E ritorna al Portu. Il contaporto. Il contaporto, ragazzi. Defy Death. Dette fasi. Vabbè, ragazzi, DLC, andiamo a farli. Che figa era ora. Che poi alla fine erano tre live di Neo. Quante live hai fatto di Neo? Circa 10 tutta la serie più una. E allora non sono state postate, non sono state passate, le abbiamo perse tutte. E su YouTube ce n'erano solo tre. No, forse era il DLC, un DLC. Il DLC, fatto. Sì. Ah, ok. Che hanno due playlist separate. The Raft. Ah, vedete? The Raft è sicuro, ma non posso raggiungerli over radio. Their comms must be down. What's your status? Already here. Oh! Okay. Ah, Iron Man. Yuri, I thought you said it was secure. It was. Let's go. Maybe it's not as bad as it was. Io vorrei far notare una cosa. Non hanno ancora mostrato indie, va bene. Ma la qualità di tutto quello che è stato mostrato la state vedendo. Beh, il momento buono a comprare Neo 1 comunque. Beh, nei Days of Play la Complete Edition 25 euro, eh. Io vi dico solo. Infatti questo. Ho visto. Era a 30 nei giochi in offerta adesso. Just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please?
Porco due però. Quanto veloce il combattimento? Sì, sì, come i vecchi Spider-Man, sono molto più bello. Che cazzo, Spider-Man è il, uno dei più veloci di tutti gli eroi, eh. Dai che c'è misterio, dai che c'è misterio. Lei? No. Azzo! This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Questo è Peter Parker. Esatto. Questo io adoro la caratterizzazione. Spider-Man sarebbe quello più giusto di poter dire dopo la conferenza avete la demo, perché tanto esce a settembre. Più che altro sai cosa anche? Mm-hmm. Vorrei capire come cosa cazzo c'entra Miles Morales qua. Mm. Perché abbiamo già il Peter Parker. Sì. Miles Morales è quello del 2099. No, di... no, no, Morales è quello dell'universo Ultimate. Ah, dell'Ultimate. Che cazzo ci fa qua, visto che si è visto? Potrebbe essere un easter egg, potrebbe essere qualunque cosa. Non sarebbe il primo gioco di Spider-Man con più Spider-Man. Guarda il field of view. Madonna. Nonno, ma stai vedendo? Sì. Stai anche registrando. Bello. Veramente bello, devo dire. Vero? Non mi piace tanto il costume che ha su Spider-Man, anche se è secondario, ma è strano come costume. Sì, si possono cambiare, ci sarà anche quello di Iron Man. Vabbè. Mancano due perfini di sinistra. Sì, sì, è Voltorio, scusa. Convinto fosse Goblin, ma non era solo skate, no, no. Volante. Sinistra. Hai visto sei. Hai detto i sinistri 6? Sì, ma in teoria mancherebbero Venom e Mysterio. Venom me lo lasciano alla fine. Mysterio, con inglese, italiano, c'è sicuramente, perché è lui che... Beh, ma da come li stanno impostando? Ne hanno fatti vedere 4 su 6? Oh, adesso arriva Venom e poi c'è Mysterio. Minchia che roba. Sì, è vero nonno, comunque i costumi saranno cambiabili e se preordini il gioco c'hanno quello, il costume di Spider-Man di Infinity War. Fighissimo. No, vabbè, sta correndo in alto lui. In verticale. È Spider-Man. No, no, ma è fighissima la scena, lo so che è Spider-Man. I cambi delle telecamera sono fantastici comunque. Sì. Ma questo non è il figlio di... Mi viene il nome. Osborn? Bravo. Oh. Beh, uguale l'han fatto, eh. Hai visto la faccia? Negativo. E questo che cazzo è? Negativo si chiama? Non lo conosco. He said. Quindi è Mysterio. Se non addirittura Norman Osborn. Ah, ci potrebbe stare. Però Mysterio non puoi non metterlo, dai. Beh, magari non ti fanno vedere tutti i nemici. Beh, li hai messi minchia, hai messo tutti, c'entra anche lui che non c'entra un cazzo con i sinistri 6.
Che arriva Iron Man adesso? Yuki? Che secondo me era lui, eh. Chi? Iron Man. Deve essere chiunque. Ma amico o nemico poteva essere. Ma che cattiveria. Cioè finirlo così. Chi esce tra due mesi, però. Beh, dirlo di tre. Sì. Finita. Ancora? No, è finita, penso fanno il recap. Il gioco di Spider-Man si chiama solo Spider-Man. Sì. Wait, what? Ok. That was the PlayStation E3 showcase. Ormai pensavamo che fosse un gioco. Tanto sono realistici. Veramente, sai che ho pensato la stessa cosa, Rob? First live gameplay of Marvel. No, esclusiva Easterworld. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Oh my gosh. Pop highlights, go. Oh. There's no time. Oh my goodness, Ghost of Tsushima looked absolutely incredible. Those, that color palette was insane. Yeah. Sì, è vero. With samurai movies. Le palette colore sono pazzesche. I'm ready, sucker punch. Yeah. Thank you. Meredith. Oh, Resident Evil 2. Come on, yeah. RE2. That looked so good. I know a lot of us fans have been waiting for that one. And there was like a moment where you're like, I'm not really sure I know what this is. And then as soon as he turned his head, I was like, yes! And you get that, that RE4 style over-the-shoulder camera action. That's kind of like the ultimate dream if they were going to remake Resident Evil 2. That's what I would want. So, awesome stuff. Yeah. Ryan? Nice and gory. Yeah, as, nice and gory. As Meredith said backstage, Death Stranding, I now have more questions. Yes, it looks giovane. Abbiamo visto una cosa, abbiamo più domande di prima. Kind of an allusion to a lot of gameplay in there, and kind of what the character of Sam is going to be doing. E tu sta seduto normale, non si capace. World that is inhabited by some very unusual and scary things. And people consume strange and unusual. Babies continue to be a theme. Yeah, it wasn't a myth. Don't know what we're going to find out there, but yeah. So I've ton of great stuff in the show overall. I mean, Neo 2, that was a crowd pleaser. That was one that was great to see get out there. We got an update on Kingdom Hearts 3. We got a lot of non other credo great che Sony sia interessato a tenerlo esclusiva per sé. Che cazzo vuol dire? Spider-Man? Sì. Really cioè, come se mi dicono, The Last of Us adesso esce sulla Play. Però tra sei mesi. Cazzo vuol dire? Non credo che ci tenga esclusiva. No, ma più che altro Spider-Man più di tutti è esclusiva perché i diritti di Spider-Man sono di Sony. Li ha prestati alla Marvel per i film degli Avengers, ma i diritti sono di proprietà della Sony, quindi Spider-Man è loro, appunto. Ma più che altro che non capisco che domanda è questa, psico. No, ma non è una domanda, è un'affermazione. O peggio ancora, non capisco l'affermazione. Un'esclusiva rimane tale perché è tale. È il nome. They have created a lot of great games over the year. Well, they have been busy working on a PlayStation VR game. Oh, VR. And it is quite a departure from the kinds of games that we sort of know them for, but it's very, very interesting, and I'd like to see the first footage of that right now. Vedi che c'era FromSoft, però ero convinta che mi portassero BB2. Japan Studio, quindi esclusivo. Japan Studio ha fatto anche, come si chiama, Demon's Souls, se ti ricordo. Aren't you excited? You're going to be a fairy. And live in the world where time stands still. Questo che cazzo è adesso? Bella affermazione, non? Stavo quasi dormendo io. E buttano fuori una roba del genere. Ever again. Ma poi di From Software tutta pucciosa? Cosa, si sono fumati? Un gioco VR, eh? Thank you.
com'è stata bella la tua reazione, nonno. E questo che cazzo è? Non me l'aspettavo. Ma da From, poi. Cioè, queste sono cose nuove da From, incredibile. From fa o Soul o robottoni di qualunque forma e genere. Esatto. E anche qua Armored Core 5. Non ci ho capito un cazzo. Della Cine. Ok, Cine, that's the From Software's new title coming to PlayStation VR. Quite a departure, very artistic. Still don't know a ton about how it actually plays yet, but certainly a compelling debut. Vabbè, complimenti, dai, se cercano di staccarsi dal loro solito, un applauso. Concordo con te, Rora, con quello che hai scritto. Brian, Adam, gentlemen, welcome to the program. It's so great to have you here. I just have to say, first of all, thank you guys for giving us your time. Of course, yeah, of course. Happy to be here. And also, congratulations, kind of closing out some of the show there with Marvel Spider-Man. It's how does it feel? It's surreal. We've been working on it for a while, so yeah. It's nice to be here, and obviously we showed you. People wanted villains, so we decided we'll give you a lot of villains. Studio, and the next question is, can we play the open Insomniac world? Insomniac. Adam's gonna show off the right, New York City. I mean, I don't know, Sid. What do you think? Let's dive in. Yeah. Yeah. What are we talking about here? Yeah. Yeah. We're gonna boot up allora, la conferenza è finita. E adesso hanno tenuto magari gli annunci del VR, le cose che annoiavano per il post conferenza. Era apprezzato questo. Come che non stanno dispostando le persone dall'altra parte? No, beh, è annunciato lui. Questo è esatto. Cosa sta succedendo? Credo che sia quello con la camicia rosa che gli stava andando qualcosa al microfono perché si è messo mano dietro. Yeah, this. Oh God. Oh, this is great. I got my own little TV. This is perfect. Yeah, I got it all. Adam's doing a fantastic job so far. It's been really good. Well, first of all, you're actually playing this right now. Yeah. That's right. And I do want to emphasize. Allora, una cosa che mi piace molto è il fatto che le ragnatele sono sensate. Tu ti puoi spostare da un coso all'altro se metti la ragnatela nel dito, non la appendi in aria come i vecchi giochi di Spider-Man. Vabbè, ci stava. Not only just a great story, but have a bunch of different activities in that world, and we want to, you know, give people who attend E3 an opportunity to experience that. So, you know, obviously it's a big narrative driven experience, but at the same time, part of that superhero fantasy, especially that Spider-Man experience, is living within New York City and seeing that. So, you know, Adam is one of our combat pro players, because he's a combat designer, and again, he's showing off some really awesome stuff that as you get better at the game, obviously, you know, we wanted to have a pick up a play feel, but at the same time, have a level of mastery and to really show off the improvisation that we've really been talking about a lot since we announced the game. I'm digging this, like, sticking dudes to walls and to the floor and stuff. That looks really, yeah, really satisfying. Yeah, I mean, I think the thing that's been really fun in these last, you know, I would say last 6 months since we got back from the holiday break was every week I feel like I'll take the game home or I'll be playing one night and then I'll come in and say, wow, guys, I didn't know you could do that. So I think there's a lot of that, there's that sandbox nature to it as well. So I mean, conferenza tra 12 you know, minuti però dicono da lasciare. Mechanics, but we want you to experiment with, allora vai capire, you know, che cazzo stanno facendo. His webs, his gadgets, his suit powers, approfondimenti, so bello. Spider-Man è bello, si è rivelato. Solo io non ho trovato una cosa brutta in questa conferenza. It's gorgeous. These animations are just blowing my mind. Io sono perso Days Gone. Days Gone è stato fatto pretre, non lo esatto, abbiamo detto prima. Ha salutato, hai visto? Sì. Qualcosa ha fatto vedere, solo che non l'ho. Guarda quando arriva lì. Che bello! C'è una cosa che mi brucia. Aspetta. It would be great to see Insomniac make a Spider-Man game, and I was like, see. Sembra la musica di Avengers. I think you waved your phone around to the whole studio. Exactly, we took that kind of mentality. Io volevo una data. And we just injected. Troppe poche date, kind of sì. Our personality. It, but also, per questo non metterò la conferenza di Sony sopra Microsoft. You know, it was really great. I remember
Beh, anche a livello numerico, dai, Microsoft ha presentato 8 milioni di cose, Sony tante belle, ma in tutto cosa sono giochi? È la differenza di Microsoft. Microsoft ha presentato 50 giochi, di cui 18 esclusive, il resto erano terze parti. Sony ha presentato solo esclusive oggi. L'unica cosa terza terze parti è stata all'inizio Code con le mappe, se lo prenoti. Ed era il pre-show, non era ancora iniziata la conferenza. Ha fatto solo esclusive. Swinging around New York City, it was almost like therapeutic. It's just kind of like when I play other games, I just walking or running or even taking a car. Just it feels so more natural now just to swing around like Spider-Man. So it's definitely one of those things that has that, again, just like combat, that pick and play feel, but we want players to have a level of mastery. Cos'è andato quello? Okay. È appeso al muro. So Adam showed off, I think he showed off the tripwire, it's basically a gadget that you can either attach to a piece of geometry and the enemy. Uno l'ha appeso in aria, l'hai visto? Quello che ha lanciato giù. Also attach it to an enemy, and if an enemy walks by, they kind of slam into each other. That is amazing. This is so cool. What's this focus meter about? So the focus meter is basically there's kind of a risk reward. As you build focus, you can use it to heal. It's having a religious it's experience. It's just incredible. Okay, thank you. Alla fine però le mosse sono non dico sono sempre le stesse, ma si ripetono. Ho capito perché. Non vorrei che diventa noioso il metodo di combattimento. No, se sono stati intelligenti come in tutti gli Spider, poi li blocchi, li sblocchi le combo. Coi punti. As you play the game, kind of say, well, do I want to maybe heal myself real quick, or do I want to wait for that really extravagant move to kind of take the guy out instantly? Got it. Brian, a question for you is, obviously Spidey has, as with his experience being under the mask for so many years now, yep, in your story, 8 years. Thank you. You got to be precise. Controlli Remedy non è esclusivo. One of the first questions I get is like, cosa? Is an origin story? Controlli like, no, multipiatta. Quello strano di Remedy. Vuol dire che stanno già uscendo i comunicati tutto. Sì, magari è arrivato qualcosa anche a noi. You don't want to overwhelm a player with options, right? You want to make it approachable. You know, I really that comes down to our combat team, our traversal team, like our, this guy our right here. Like Adam, and really going, okay, you know, kind of handing that stuff out over the course of the game. You know, finding the right spots where you kind of, okay, we're going to teach you how to punch and how to kick and how to punch guys up in the air and use your webs. But then we layer on things like gadgets and then the suits and the suit powers. And it's kind of giving over time. If we just, you know, one thing with something like E3, you know, we want you to feel great, right? But there's a lot to learn really quickly. So we just, you know, normal course development, we kind of find those spots in the game where it makes most sense to teach those mechanics. And then as the game goes on, we want you to drink ha scritto così, Ganondorf. Yeah, absolutely. Sid, what do you think? I gotta say, this game I mean, it was looking spectacular to begin with, but this is on a totally different level. And oh, I can man, just we're see seeing that, so much. I can see that polish, though. That's the thing, and that's what comes out in that final few months of development. Yeah, I mean, you guys watched the press conference, right? Sure. You saw all those games, those first-party games, and they all have a level of polish. And to be in a press conference with the likes of a Naughty Dog, a Sucker Punch, figa, le animazioni sono impressionanti. No, sarebbe interessante se la colonna sonora era stata lo stesso compositore dei Marvel Studios, perché il sound è simile. Tutto prima sembrava quella di Avengers. Vai tranquillo, Ganondorf. From a personal perspective, I mean, what's it like for you and for the team to be able to kind of look up at the big screen and see your game after all that time? Well, I'm known as a crier, so it takes a lot for me not to get choked up. Like right now, they're playing the theme song to the game in the background as we're sitting here, and I mean, this is an amazing industry, and to be part of it is one thing, but to work on something you truly love is something that, when you were a little kid thinking, oh my god, could I ever work on a Spider-Man game, let alone be in video games, is just absolutely surreal. I use that word a lot when I describe working on this game, and to work with a group like Sony and work with Marvel, and that feeling is so felt by so many
Insomniac, so we couldn't be prouder, and the support we've gotten across the board, not only from Sony, Marvel, but also the fans. It's been Brian, it just looks incredible. I mean, there's no other word for it. And you're flabbergasted. Yeah, I really am. It's stunning. I mean, just look at that. How can you not be blown away by that? But we do have a limited amount of time here. Brian, you're an industry veteran. You've been in the industry for a long time. Yeah. I know this is a lifelong dream for you working on this game. And I want to thank you and Insomniac for making it. Thank you for having us. Yeah. Ciao, Gioesco. Buonanotte. It's so awesome that it broke my mic, and I have to use the stick mic now. I thought you just wanted to look different from all of us. Yeah, I just wanted to stand out a little bit. Yeah. But, you know, Sid, actually, I think a little earlier, we were able to maybe get some footage of some of the amazing experiential stuff that's going on with Spider-Man. Right? I mean, there really is something incredible going on here at this PlayStation E3 showcase. I mean, it's on a scale and a scope that we have just never seen before. And so we have people here, they're playing the game. We have a lot of hands-on sessions for folks that are here for the showcase. And the game looks great, but I just love the way this whole, I know her. Oh, hi. There's familiar faces popping up stream. But I mean, it's a great, great event here. And it's just, I wish we could get everybody in here to try this out and to just see what has been sort of constructed. With Spider-Man and with actually another game we're about to talk about. Yeah, we're about to talk about Ghost of Tsushima. We have some. We sneakily snuck on a few amazing people onto our program as a helicopter goes by to mark this amazing moment. Nate Fox and Jason Connell to my left and Nate Fox, gentlemen, welcome. Thank you so much for coming over. Yeah, absolutely. Thanks for having us. Yeah. It's really good for you to be here, and I'm so glad you're able to give us some of your time. Yeah. Can I just ask, kind of what we were just talking about with the team from Insomniac, what's it like for you as individuals and as developers to be able to kind of be a part of all of this? It's amazing. I mean, you try so hard to make a video game that you can get lost in, and then to come to E3 where they actually build your game, it's kind of a dream come true that way. Yeah. Oh man, it's io penso che questo sia solo un riepilogo, un invito dove ci sono i vari sviluppatori che parlano del titolo presentato. So it's just that moment where it shows it is just great. I think we should show it because we have some of the footage. I think we do have a little bit of footage hanging around here, so let's check it out. Yeah, absolutely. Just hanging around, just doing its thing. Yeah. But I mean, this game, first of all, just gorgeous. I mean, the art direction is really coming through in an incredible way. But also the technical sophistication as well. I mean, we're going to see here in a minute. Here we go. Questo è quello che ha fatto impazzire il nonno. Highlights from the showcase just showing off for the first time. Look at this look. Sono qua. Comunque non è lo stesso, ha saltato tutta la parte a cavallo in mezzo ai fiori. Sì, adesso sto facendo vedere le parti più salienti. There's small vignettes of like a classic samurai film. In which you really io speravo fosse lo stesso perché l'altro quando la conferenza laggava l'ho perso. Su YouTube non laggavo, quindi puoi recuperarlo da lì. Very intentional, I can only assume. It is an orchestra, you know, like it's got to take all these elements and for you know even that opening attack, that EI attack, it's about building space before it, having the leaves go by, the drum up of music beforehand. And that's what makes it, you know, really powerful. Gli ha tagliato in due, sia la lancia che il braccio, bene. You know, we run in strike teams, you know, we got a lot of multidisciplinary awesome people working on it, so. Ma la luce, cazzo. You watch a lot of samurai movies, man. That's not a real answer, actually. Yeah. I mean, there's that quiet. Ma Neo 2 mi è rimasto impresso anche quello. Genre, so just trying to make it real in a video game is our goal. And I know that authenticity is something that's tremendously important to your entire studio in this game. Do you want to share a little bit about some of the steps, the great steps that your team's through creating that? Yeah, you know, I feel like we're in a super unique position because, you know, we're part of Sony, we have J Studio, we have something that would be a producer on our project from J Studio. We hired some cultural guides. I feel like we're in this like, you know, unique position to help us create this thing. Oh, the Joji screen, that one's a popular one. Guarda la cartolina. Sorry to interrupt. Can we talk a little bit maybe about how you're approaching the sword play? Yeah. I think that's a really interesting concept here. Like, you don't have to get too far into it. Ma è impressionante come le foglie si spostano quando passano loro. Proprio. Well, we're going for lethal precision. There's not a lot of proprio influenzata dei passi. It's very trained experts, and so every strike, you know, could end a life. So you want to make sure that each one counts. Yeah. I mean, right now we're
allowing these characters to kind of circle each other and talk to each other, because it's not just kind of a furball, right? It's studying kendo. We've brought in experts to kind of show us how to do it. And it shows. It looks like maybe your team spent 400 years making this one scene. Yeah. I mean, that's the thing that I would like our audience to remember, is that every leaf, every flicker of flame has to be hand-placed by someone at some point in time, unless you had a giant machine AI do it all by itself. Maybe, I don't know. We have a great team. It's, you know, creating those beautiful, the lethal combat, that was the goal. Like, having the, and having the, you know, visceral combat, that was our goal. Yeah, I mean, it's so great to have you guys here. We do have a few more things to get to, right, Sid? We do. Thank you so much for joining us. Yeah, absolutely. Thank you, guys. No, thank you for being a part of tonight. Oh, yeah. Ghost of Tsushima looking mighty, mighty impressive. And should we look at some of that stuff? Yeah, so there's a whole experience here built out for folks who are here at the PlayStation E3 Showcase. Mm-hmm. And we're going to get a little footage out here. Oh, here we go. There we go. Look at this. So this was... Okay. È Kojima. I know some of these people. Ma dove? E l'hanno fatto vedere che passava di qua. Ecco qua, eccolo lì, sì, c'era Kojima. Kojima Sport. Sta fuori da casa di Paolino. Very just special, intimate, and beautiful. Folks to walk through there. Again, I wish we could just open the doors for 10 million people to come in here and just kind of get this all up close and personal. 10 million people might be a little more than this venue can handle. That's right. The fire marshal may have an issue or two with that, but it really is something else, and hopefully these clips here. Hai visto cosa ha costruito Sony? What was in store here tonight? The PlayStation E3 showcase. And Sid, we sneakily got a few more folks in. Notte, pazzi scatenati. And specifically to talk about those little interstitials that we were seeing during our showcase. And it's my great pleasure to introduce 32. The new molecule. Hi. Mediamo le col 15 sono. Vabbè, ragazzi, io direi di ormai andare in chiusura, torno su di me. Qua abbiamo mutato. Sono i due di Media Molecule. Sì, quelli di Dreams, niente. Allora, io andrei in conclusione chiedendovi cosa pensate voi due di questa conferenza Sony. Sono sincero, sto ancora processando il giudizio. Non lo so, però... Tu eri partito da un 6-ino, ricordo. Siamo sicuramente sopra il 6-ino. Però sento un po' di amaro in bocca. La mancanza di anche solo un anno per The Last of Us... Mi ha dato fastidio, sono sincero. Con quello che ho visto è stato bello, ma il non vedere neanche un anno mi ha dato fastidio. Death Stranding, bellissimo, non si capisce cosa, ma bello. Speravo di sentire Kojima dire qualche parola. Poi vabbè, Resident Evil 2, fantastico il trailer come l'hanno fatto, e Nioh 2 non ha, cioè, se scommettevo soldi che fanno apparire al nulla Nioh 2, diventavo ricco. Comunque sì, sono soddisfatto, non posso sinceramente col cuore dire che è stata meglio di quella di Microsoft, non posso, però obiettivamente secondo posto penso se la meriti. Peccato sì, per i problemi che hanno secondo avuto. Posto. Peccato per quei problemi che, boh. Vabbè, lì non si è capito se i problemi... No, YouTube andava, quindi non era Sony, erano problemi di Twitch. Boh. Non so. Tu nonno? Sì, sono d'accordo. Hanno puntato fortemente sull'esclusività dei giochi per contrastare probabilmente quello che ha fatto Microsoft. Peccato che non hanno dato un cacchio di data realistica. Su questo hanno proprio fatto un buco nell'acqua non dando date. Però quello che hanno fatto vedere è tutto molto molto bello. Non so se si vogliono focalizzare su adesso dico la mia. Sono d'accordo con tutte e due quello che avete detto. Anche per me rimane leggermente sotto a quella Microsoft, però comunque sempre sotto, perché non ci sono state date. Ora io vado oltre, mi piace analizzare perché non ha voluto mettere date, che è un paio d'anni che continua a far così, perché gli annunci importanti piuttosto che, cioè, snobba tra virgolette le tre e continua a, come si dice, però a starci perché sa che è una kermesse importante, e però ho notato che le date preferisce darle
molto di più alla Parigi Games Week e snobba anche il suo stesso evento che è l'Experience, perché l'ultima Experience è stata disastrosa, magari c'è stato qualcosa che non va, però diciamo che punta di più a fare Parigi Games Week con gli annunci, e le date di solito le dava al PlayStation Experience, quindi questo non ha molto senso. Poi alle 3 vieni, fai vedere tutto e non dai neanche una data, c'è stata una data sola o forse due che sono state date, e quindi sì, secondo me è inferiore a Microsoft solo per le date. Avesse dato le date, non si è visto, oltre a quello che si è visto, non si è visto però le cose, altre cose importanti che ero sicuro ci sarebbero state, cioè la remastered Medieval e la remastered di Bluepoint. Quindi boh, non lo so, diciamo che la metto al secondo posto perché Microsoft è stata più brava nella non gestione, ma nella realizzazione del proprio showcase. Notte Brigitto. Vabbè, ragazzi, vabbè, comunque hanno fatto il giochino di dire: se pensavate di dare dentro la PS4 per prendervi una Xbox, guardate che noi abbiamo tutta questa roba che potete giocare solo da noi. Esatto. Hanno fatto una conferenza, come si dice, di mantenimento. Sì, c'è anche da dire un'altra cosa. Ne parlavo ieri con Mattia e ci siamo accorti di una cosa. Che Microsoft ha puntato su essere cacciaroni, tanta roba, ma alla fine quando abbiamo fatto un'analisi delle esclusive AAA importanti, quindi AAA non si intende solo di investimento, ma anche come narrativa, come comparto tecnico, eccetera, erano tre. Erano Horizon, Halo e Gears. Esatto. Qua Sony ha mostrato 5-6 esclusive e hanno tutti come caratura, non pensiamo solo all'investimento di soldi, Tutti sono dei AAA, Spider-Man, Days Gone, The Last of Us, Death Stranding. Days Gone comunque l'hanno coperto tanto prima delle tre, comunque sì, vabbè, ma hanno fatto l'evento l'evento pre a Los Angeles. Cioè, capisci? Ce n'era un altro che non mi viene in mente, che abbiamo visto, Ghost of Tsushima, Nioh, cioè... Boh. Ha molta più pesantezza l'esclusività di Sony. Pecchi, come dicevo, che non è dato date. Allora, poi io devo dire una cosa, che lo stanno tralasciando perché è vero di nicchia, ma intanto che parlavamo con la cam, su YouTube stavano dando un gameplay di Dreams e sembra veramente un editor interessante. Se magari si usano i telecomandini, il Move, perché cioè, col pad mi sembra scomodo. Mouse non lo puoi usare. Contrario. Secondo me è più comodo col pad che col Move. Dici? Sì. Ma introdurre entrambi non farebbe schifo. Sì, sì, vabbè. Però mi sembra un editor molto carino. Secondo me Dreams è di nicchia, ma potrebbe riservare sorprese. Questo l'ho visto io a Colonia, mi ha fermato mentre stavo andando da 1C per il party. Fatti va di vedere il mio gioco. Tu va bene. Ma non lo dimenticherò mai, che carino, è stato anche carino. Vabbè. Fate dormire il boss che lo vedo provato. Abbastanza. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio. Le tre praticamente è quasi finito. Abbiamo solo Nintendo domani sera. Quindi io vi ringrazio per essere passati, per essere stati con noi fino a quest'ora. E vi dico di più. Domani, allo stesso orario di oggi di Square, che erano le 17.40. Sì. 17.40 ci sarà l'ultima live delle tre della buona Nintendo. Che secondo me, o veramente, visto che si sa già che sarà una specie di, come si chiamano? Direct Line. Direct, no, sì, direct e poi il Treehouse. Direct col Treehouse, però sono delle Direct. Si saprà già che è una Direct, io lo vedo più come una cosa alla Square Enix che come una cosa alla PlayStation o Xbox. Quindi ci rivediamo domani per quella e vediamo cosa farà Nintendo, anche se lì veramente io ho aspettative a meno zero. Detto qui, dimmi. Spero che facciano vedere anche un teaser di Bayonetta 3. Anche se, vabbè, Nintendo si sa che molta roba sto aspettando ancora Shin Megami Tensei. Ogni volta come quell'altro su Wii. Wii U. Annunciato, una scritta cross qualcos'altro. E poi è uscito Project Tokyo. Lì, Tokyo qualcosa. Esatto. Vabbè. Va bene. Ragazzi, io vi ringrazio e vi auguro una buona notte. A domani. Tardo pomeriggio, sera, 17.40, ricordatevelo.
Buonanotte a tutti. Ciao.